In diretta su Radio Fantasy. Radio Fantasy. La radio a pezzi. Stiamo temporeggiando troppo. C'è, per caso, hai provato? Ah, scusa. Scusa, Willis, non volevo. Ti voglio bene, sai. Oggi vicino al tuo daily, era una cosa incredibile. Sentiamo un po'. Sì, pronto? Amore nell'aria. Pronto? Pronto, parlo con Antonio Frumento? Sì, sì, sono io, sì, sì, sempre. Il noto ufologo, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, sono qui. Insomma. No, un attimo, scusi, posso fare una domanda? Sì. Noi volevamo sapere le evoluzioni un momentino sugli UFO che sono stati avvistati sulla Napoleonica. Ma questa frenesia di dirti le cose subito. Non lo so perché, è vero. Guarda, io sulle evoluzioni non le conosco bene perché non vado al circo da tanto tempo. Signor Frumento, si contenga e parliamo degli UFO, o come lei ama dire gli UFO. Sì, sì, allora, per il UFO, no? No. Allora, abbiamo delle testimonianze. Dopo le segnalazioni della scorsa settimana, importante novità nei dintorni di Udine. Di Udine. Al 21 circa, di 2 giorni fa, una coppia di giovani che ha deciso di rendere nota l'occasione. In auto, mentre consumavano effusioni amorose, si sono accorti che il numero di braccia in uso era aumentato percentualmente del 33,3 periodico. Ma scusa. Ma cosa vuol dire? È incredibile. Sentendosi scoperta l'entità soprannaturale, è fuggita. Ma la coppia ha avuto la freddezza di fare una foto col cellulare, che adesso è il vaglio, un controllo, diciamo così, importante per capire la realtà dei fatti. Ma quindi c'è la foto? C'è una foto, c'è la testimonianza oculare. Dal racconto emerge che l'essere è stato inseguito dai ragazzi, ma sembra che un soggetto con cappuccio e braccio verde gli abbia indicato una direzione di fuga sbagliata. Infatti, non c'è da ridere. Infatti, nel parco del Cormor, l'unica anomalia riscontrata dietro un'aiuola era uno scambio con affari di basso profilo tra un direttore di banca e un parrucchiere. Fermiamoci qua, grazie. Ecco. No, andiamo avanti, vado pure avanti. Questi sono tutti i dati che vanno verificati, ovviamente. E crediamo, insomma, di essere riusciti almeno ad avere un incontro del quarto tipo. E anche del quinto. Terzo tipo, scusi. Okay. Diciamo che invece in un tete a te c'è stato un culo a culma. No, allora, signor Frumento, per cortesia. Allora, concludiamo questa vicenda, grazie. Niente, devo vagliare appunto la veridicità di queste foto, anche perché mi sembra che da alcuni elementi abbiano cercato di prendermi un po' in giro questa coppia. Strano, eh? Ma valuteremo e vi faremo sapere. Grazie. Ma potrebbe essere che magari la ragazza che gli correva dietro, perché se sei alto 4 metri, pensati la proporzione. Può essere, sì, sì. Alla ricerca del Big Bamboo, forse. No, non lo so. No, io sono convinto di una cosetta. Cosa, molto frumento? Semplice. Ovvero sia, se è vero che l'alieno ha la testa a forma di palla da bowling, loro aspettavano la fine della partita per fare il terzo tempo. Va bene, grazie, signor Frumento. Se ne vada, grazie, incredibile questo qua. Andiamo con Daddy Yankee, La Bumba. Si piace la Bumba? Lo Bumba. Lo Bumba. Lo Bumba. Ascolta, tipo la metti su. Lo Bumba, esatto. Vai, signori, in arrivo Federico Coppetti, tra pochissimo, ha già chiamato, vai. Pezzi su Radio Fantasy.